Non ben tornati nel mio canale. O benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims. E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Legacy Challenge. Siamo tornati, ragazzi in casa Redfield. E uh, come sappiamo facciamo un attimo il punto della situazione. I nostri sono a Selvadorada ragazzi. Selva Dorada piove tanto per cambiare. Se non venuti già a riprenderli, perché ragazzi, a quanto pare c'è qualcuno che è venuto già a riprenderli. Tipo, e, no, dicevo, sono a Selvadorada perché, perché ragazzi, nell'episodio precedente, purtroppo Dylan, eh, molto anziano, è venuto a mancare. e eh, Per chi segue appunto la, la challenge, già sa. Ma faccio un attimino il punto della situazione. Dylan aveva il sogno di andare a Selvadorada, di esplorare Selvadorada, perché aveva come aspirazione esploratore della giungla, ma è un sogno, ragazzi, diciamo che ha sempre rimandato, perché un po' alla famiglia, un po' all'epoca la moglie, il matrimonio, il lavoro, i doveri, eccetera, eccetera, e quindi non ha mai avuto il tempo né un po' il coraggio forse di partire e prendersi un po' di tempo per sé pensavamo, no, che, insomma, fosse pronto eh, per partire, però purtroppo, ragazzi, poi è venuto a mancare, quindi la famiglia, le figlie in particolare, hanno deciso di rendergli omaggio con questo viaggio, e sono tutti a Selvadorada, comprese, compresi gli altri parenti, c'è cioè Thomas, c'è cioè Clerco, con le pargole, e le pargole sono qui, ho sistemato il look sia a Moira che ad Alexia, e vorrei anche mostrarvele, però... Nel frattempo, ragazzi, che siamo qui, cara, vai qui anche tu, io immagino entrambe le sorelle, come potete vedere, vogliono fare una telefonata. Allora, io immagino che una chiami, magari no, lei, la nostra Rebecca stia telefonando, magari per accettarsi del lavoro, di come va, magari contatti tipo un collega. Io immagino una cosa del genere. Quindi immaginiamo di contattare, non lo so, um, ovviamente che Alessandra, però in realtà immaginiamo che non stiamo contattando lei. E lei sta chiacchierando con sua zia. Zia, sì, guarda, non ti racconto palle. Sono emozionata l'idea di stare qui, ma contemporaneamente non so nemmeno io cosa provo. Mi sento tipo un robot. Non lo so, sarò un po' orsa in questo periodo. Non so proprio cosa dire, guarda. E lei, beh... Capisco i tuoi sentimenti. Hai subito una grave perdita di recente. Sì, lo so. Dovrei forse bere qualcosa. berci sopra. No, Tesoro, guarda. Evita di bere perché sei già come dire allegra di tuo. E tu, Tesoro, fai un pisolino. Perché tra poco, insomma, andremo al mercato. Questa ragazza è Moira. Io le ho sistemato, cambiato completamente il look. Ed è stupenda. Io la adoro. È una piccola Claire. Ragazzi, in miniatura visto che è un adolescente, e dopo, se riesco, vi mostro anche Alexia se so, riesco a capire dove è finita. Ragazzi, perché qui quando non gestisci i personaggi, eccola qua. Questa ragazza è Alexia che ora sta dormendo, però, eccola qui, ho sistemato anche a lei il look e con questo caschetto, vi dico la verità, mi piace tantissimo. C'è anche il piccolo Alfred, però è rimasto a casa ragazzi. E mentre dicevo, la nostra sta facendo una telefonata di lavoro, eh, lei chiacchiera con la zia, ma come potete vedere, ah, vuole chiamare qualcuno. E noi sappiamo bene chi è, eh, a chi sta pensando, no? Quindi chiacchiera con. E lei farà il numero di Mirko, ragazzi, perché conoscendola farà il numero di Mirko. Il numero. Però poi attacca subito, ragazzi. Perché non, non se la sente. Spegni sta cosa che la piccoletta dorme, ti prego. Oh. Quindi, ragazzi, a questo punto. Uh, il nostro. Oh, eccola, ve la mostro subito. Ditemi se, se vi piace. Ditemi chi preferite fra Alexia e Moira. E questa è la nostra Alexia, ragazzi. Alexia, secondo me. Ah, lo stampo dei Redfield eh, però ha ripreso un po' più da, da Thomas. l'adoro, la Mi piacciono entrambe, ragazzi, veramente, veramente tanto. E sto con la speranza, vi dico la verità, di, di sistemarle. Perché da sole non. Cioè, vorrei comunque che andassero avanti nelle loro vite. Ecco, quindi, magari ogni tanto potrei. Eh sì, lei è sciatta ragazzi! Forse è pure per questo che sta facendo sto casotto, ma ti prego, smetti. Oh, santo cielo, ragazzi miei. Dicevo, vabbè. Noi andiamo al mercato, ragazzi, per fare provviste. Perché la piccoletta, eh, diciamo, alla piccoletta mancano diverse cose. Quindi direi che a questo punto, noi ci vediamo ehm, al mercato. Tu intanto fai quello che devi. Eh sì, qua c'hanno la, la fissa della radio, ragazzi, a manetta. Eh, ma sappiamo com'è. con... Eh, con i sim. ci vediamo al mercato per fare scorte ok ragazzi siamo arrivati al mercato e i nostri sono qui no perché io ho immaginato comunque um, che Dylan avesse già acquistato tipo sapete quelle riviste turistiche con uh, tutti i monumenti no tutto quanto scritto tipo le guide e quindi i nostri sono qui Chiacchiere della cultura salvadoregna. Ecco, questa è una cosa molto buona. Oh, il mercatino è ufficialmente aperto. Mamma mia, questi vendono pure i compiti, ma stiamo scherzando. Vi prego. Quindi vieni qua e chi c'è qui, ragazzi? Guadalupe Bonilla, ecco perché Dylan aveva anche deciso, ragazzi, di andare. Perché Guadalupe è del posto, ragazzi. Ma che meraviglia! Sì, lei stava criticando in giro a rompere il pelo, ragazzi. Però, um, che è qua? Senza amicizia con un giornalista. Ci prego, tesoro, non iniziamo a fare cose strane. Quindi lei viene qui. Insomma, rimane anche piuttosto colpita. Vuoi fare delle foto? Fatti un selfie, ok. Vai qui, tesoro. Anzi, vai qui insieme. E lei, ragazzi, ovviamente la vede e, um, innanzitutto, contratterà. Tutti possono godersi bevande a prezzo scontato, va bene? Che bello. Mentre, invece, ragazzi, conoscendo lei, porterà. Scusate, eh, perché io la conosco, la, la nostra. Quindi, azioni. Um, facciamo rimuovi dal gruppo. Perché, conoscendola, ragazzi, lei. Non è tanto da fare il giro per il mercato e occuparsi dei doveri, ragazzi. Lei è più da piacere, quindi visto che c'è uno sconticino al bar, figuriamoci la nostra, viene qui e ordina una bevanda di gruppo, perché conoscendola. E potremmo ordinare, vediamo un po'. Un'orzata per tutte, ma sì, dai, buttiamoci su quella. Mentre la nostra è qui che contratta, dice, ma... Ma sì, potrei acquistare una bambola omiscana, tanto ragazzi i soldi ce li hanno. Del cibo. Insomma, si, si arraffa tutto, praticamente, ragazzi miei. Poi io, ehm, sinceramente, Rebecca, ragazzi, la immagino molto... Attratta comunque da tutto quello che è, no? Che fa parte di una cultura diversa, ecco, mettiamola in questo modo. Mentre il nostro invece è qui che vuole flirtare, va bene, flirta pure. Guardate, ragazzi, l'ho visto dopo, ecco. E quindi lui tesoro, hai acquistato tutto? Sì, caro. Ho praticamente finito di fare spese. Si acquista anche questo tesoro. E una magari anche per lei, dai, una per lei. E quindi, insomma, rimane la braccia, ragazzi, perché rimane veramente colpita. Ma cosa ci fai qui? Beh, ma io, insomma, vivo qui, stavo aspettando tuo padre. È partito con voi? Eh, ovviamente, ragazzi, lei non sa niente di Dylan, di tutto ciò che è capitato, purtroppo. E quindi la nostra condividerà dei pensieri malinconici, io immagino, e le racconterà eh, tutto. Dopodiché comperà... Cosa? Oh mio dio, la disperazione, ragazzi. Eh sì, ha appena appreso che Dylan, ragazzi, non c'è più e che loro sono venuti qui per rendergli omaggio ed è disperata lei. Mi ricorda un po', ragazzi, per chi segue la mia clepto addicted, mi ricorda un po' Summer, che ha trovato l'amore, un, un amore, diciamo che era avanti negli anni, e per poi perderlo, ecco, precocemente, no? E quindi sì, cara, devi andare in bagno, quindi vai, tesoro, per favore, vai. Quindi va in bagno tesoro, usa, eh sì ragazzi avete visto bene, e poi lavati le mani, la nostra, eh, come abbiamo visto nell'episodio precedente loro stanno provando, no? E quindi lui proverà a contrattare, poi farà anche una presentazione amichevole perché non è che aveva avuto molto modo di... Ultimamente non riesce a smettere di pensare a te, ti va un appuntamento a cena qui, e lei lo ignorerà ragazzi, perché io immagino lo ignorerà. Ecco, lo sconto a chi conosce, ovviamente. Eh, eh ma dove, che fine hanno fatto le altre? No, ragazzi, scusate, eh, ma che fine hanno fatto le altre? A parte che sembra un raduno della tarda età, perché sono tutti un pochino avanti negli anni. Vabbè, eh, questo tizio, ragazzi, non voglio neanche parlarne. Vabbè, le, lasciamo fare. Eh, tesoro, vieni qui. Perché, insomma, no? La fame c'è. Quindi prova a contrattare anche tu. Eh, lo so, hai fatto una figuraccia barbina, caro, ma non è che puoi... Insomma, uno non può cavarsela sempre, ecco, diciamo. Presentati e poi magari chiama qualcuno al telefono. Io immagino chiami la moglie per dire, guarda, vieni te qua perché io ci ho provato ma non è andata a buon fine. Immaginiamo. Eh, amicizia col tristo. No, facciamo. Ovviamente immaginiamo che stia chiamando la moglie, ragazzi, ma in realtà, li facciamo. Facciamo chiamare Thomas, magari sta dicendo Allora, come va? Tutto bene? Ovviamente lei è distrutta, ragazzi, ma deve continuare il lavoro. Quindi, a questo punto, chiacchiera delle bellezze del posto, chiacchieri della giungla. Perché, insomma, la nostra. Vuole un po' informarsi ragazzi di no, scudi del patrimonio culturale locale? io Ripeto, Rebecca è quella più... Poi compra dei rifornimenti, è quella diciamo che più si... Che è? Apri l'ombrello, tesoro, sì, ma devi andare però, eh? Quella che è un po' diciamo più coinvolta. Anzi, fai una cosa, guarda, ferma lì. Visto che vuoi fare una foto? <ride> Scatta una foto forza, su eh, le, le bellezze locali, ragazzi. Ovviamente. Ecco qua. Foto del posto. Vai. Eh, poi contratta per favore, però perché, insomma, sì, dovremmo, eh, dicevo, comprare dei rifornimenti lui ragazzi qua dice faccio una figuraccia eh lo so tesoro dai non prenderla male oh allora archeologia lei ce la vedo ad acquistare dei libri ragazzi ce la vedo molto vi dico la verità uh, Sì. i libri direi che li prendiamo tutti oh un lettino per la piccola ovviamente serve quindi questo qua E poi magari sì, potrebbero acquistare no, qualcosa per, um, per quando andranno. Insomma, un po' no, in esplorazione. Quindi almeno un paio, ma facciamo quattro. Eh, sì, noi siamo tranquilli. Il banco. Sì, perché comunque, ragazzi, figuriamoci se. se Rebecca non compra qualcosa, il frigo, il fuoco, immaginiamo che serva tutto un po', ragazzi. Io ora vado proprio, una, ne compro tipo una decina, ma giusto perché tanto poi eh, rimane. E direi poi basta, perché comunque mh, forse un tavolo, Va, un paio di tavoli, dai. E poi basta, dai, così va bene. Tanto loro possono più permetterselo. Possono permettersi questo ed altro, ecco. Chiedi dei nuovi arrivi. Sei un osso duro, alleluia. Bene, dai, allora, ordina del cibo scontato e assaggia qualcosa, tesoro, tipo... Non lo so, questi non so cosa siano, però assaggia, dai. Poi ti vuoi fare un selfie? Va bene, ti farei anche un selfie. E lei, vedi, noi siamo partiti subito. Insomma, abbiamo preso l'auto e siamo andati all'aeroporto. Mi dispiace tanto averti dato questa terribile notizia. E lei, avete fatto bene a spendere i vostri soldi qui, insomma, ne vale la pena. E il tuo pensiero è stato bellissimo. Tuo padre ne sarebbe veramente felice. Io sì, spero che questo viaggio lo render renderà felice. Perché lei, ragazzi, no? Parla. Di suo padre, visto i fantasmi e le cose, come se fosse una persona insomma che, che tuttora può vederla, che tuttora può. Ma certo, ti consiglio di provare il cibo locale. È un po' diverso da quello che mangiate voi, però è buono. Credimi, ne vale la pena. E avete fatto bene a venire qui. Scriverete un nuovo capitolo della vostra vita. Sì, è quello che speriamo. Lo spero davvero tanto. Va bene, ok, abbiamo capito. Eh, Fana presenta, no, però io volevo fare, eh, ragazzi. Ormai avete capito, sì. Cioè, chi mi ha lasciato scritto nei commenti, secondo me. Rebecca è incinta, mi riferisco a Dream Like Moon e a Biaggio Ebbene, sì, ragazzi, avete indovinato la nostra in dolce attesa, ormai l'avrete capito. Si nota dal calo dei bisogni, piuttosto repentino, dai pensieri, eccetera, eccetera. E quindi, sì, avete capito. E eh, mandarla nella giungla, ragazzi, sarà un'impresa, vi dico la verità. Quindi vediamo un po' come, come andrà, ecco. Eh, va bene, no, ricevi una promozione. Il pensiero, comunque, ragazzi, va sempre lì. E eh sì, vieni anche tu a mangiare qualcosa. Prova a contrattare, eccola qua! L'abbiamo appena detto, eh. Eccola! E lo sta dicendo al marito: Sono incinta, caro. Non volevo dirtelo, perché sai. Ora siamo qui nella giungla, siamo presi, ma... Ebbene sì, ero già incinta prima di partire. Non volevo dirtelo, insomma, sei felice, vero? Anche se ho, ho avuto i miei dubbi all'inizio, ora Ora sono più che felice la reazione, ragazzi. Eh beh, certo che è felice, guardatelo che sorrisone. Oh. Guarda tu, non contrattare, caro mio, perché ti fa male. Chi è? Ho bisogno di uscire un po' di casa. Mm. Lei rifiuta tutte le chiamate, ragazzi. E si fa un selfie. Vuoi farti un selfie, tesoro? Dai. Uh, fatti un selfie. Che è qua? Sapore intenso. Eh, non, non, ha, non ha gradito. La nostra non ha gradito, ragazzi. Eccola qua. Va bene il selfie? Scatta una foto con Guadalupe. Addirittura, tesoro, ma davvero vuoi scattarti una foto con Guadalupe? Beh, sì, ragazzi, perché lei effettivamente non ha conosciuto Guadalupe. Sta qui, Guadalupe, tesoro, non credo. Credo sia. Guadalupe non c'è, è andata via. Sì, non, non la vedo, ragazzi. Ah, beh, no, che. Sì, no, non è Guadalupe questa, ragazzi. Quindi, ma è la sorella di Guadalupe perché il cognome mh, mi sembra simile. Vabbè, non c'è in questo momento, tesoro. Fattene una ragione. Anche lei uh, sta pensando: ah, la bambina starà bene. Sì, sta all'asilo, immaginiamo che sia così, però, ragazzi, ovviamente così non è. Cara, vieni qua, fammi questo piacere. Contratta, vieni a contrattare, anche perché dovrà dare la notizia, ragazzi, condividere la grande notizia con sua sorella. Figuriamoci. Mentre lui, amichevole... Oh, sono così felice, Sherry. Ho appena ricevuto una notizia meravigliosa. Davvero? Di cosa si tratta? Beh, dimmi tutto. Beh, ora te lo dirà Rebecca. Oh, non tenetemi sulle spine, voglio saperlo. Beh, Rebecca, se viene qui... Insomma, è una cosa, è una notizia che scotta. Tesoro, stai col plumbob girato, è la gravidanza, sono gli ormoni. Dai, muoviti su. Se n'è andata. portala qui, Rebecca, ma io non lo so tesoro, ma, ma stiamo scherzando. Ah oh, santa pera ragazzi, capisco le nausee, però... Insomma, devi condividere la grande notizia. Buonanotte anch'io ragazzi. Dai, vieni qui. Condividi la grande notizia con tua sorella. È sta pioggia, pure ragazzi, ovviamente che ci mette il carico da 100. E contratta, dai. Dai, su. Allora, qual è la notizia? Oh, sorellina, sono emozionata. Dimmi. Beh, tu ci sei già passata. Potrai sicuramente capirmi. Eh beh, ma diglielo però, tesoro. Lei sta dicendo cosa? Beh, sono incinta. Sei cosa? Oh mio Dio, ma è bellissimo. Diventerò zia. Eh, lo so, tesoro. E sarà fantastico. Porteremo le bambine alle partite di baseball insieme. Eh? Certo dovremo organizzarci con l'auto. Ma quale auto? Eh, bella domanda. Dai, sei un osso duro. Anche lei, ragazzi, ha ricevuto uno sconticino. Quindi, fai così: ordina del cibo scontato, uh, empanadas. Dai, ordina delle empanadas. Basta, lascia fare con tua sorella. Ordina il cibo, ti prego. Lui pure, ordina del cibo, ragazzi. Prova a contrattare, ma. Mm, non penso ce la farai mai, eh. Ti dico la verità: ok. Oh, anche lui, ragazzi, ce l'ha fatta, dai. Ordine del cibo scontato. Uh, pastel di qualcosa, vai. E la nostra, ragazzi, guardatela. Io concordo con Dream perché Dream ha scritto una cosa, ragazzi. Anzi, no, scusate, scusate, devo dare. Giustamente, si, la mia amica da, Daniela Signature Leaf, mi ha scritto una cosa, chiedo, anco, eh, chiedo ancora scusa, ehm, importantissima, cioè mi ha scritto mi fa tanta tenerezza vedere Sherry da sola in un momento del genere, avrebbe proprio avuto bisogno di un compagno che la consolasse, insomma, che le stesse accanto ed è proprio così, vedete come guarda sua sorella, cioè lei ha vissuto la gravidanza da sola per sua scelta, eh? sempre per sua scelta, però... Um, lei ha un marito, ha una persona che giocherà con lei quando nascerà suo figlio o sua figlia. Lei, invece, ragazzi è vero per sua scelta, però ha affrontato tutto questo da sola, quindi un po' um, pesa, ragazzi, ovviamente, no? E lei, ovviamente, si informa sulla carriera, chiede entrambi, ma quindi ora come, come farete con il lavoro, insomma, no? Eh, e lui dice: Ma guarda, io. Adesso è questo il momento di fare carriera. Beh, sono d'accordo. I bambini sono una spesa. È vero che portano una nuova. Portano il sole nella nostra vita. però ne so qualcosa. Sono una bella spesa. Effettivamente, ragazzi. Quindi, sì. Sono felice per questo vostro viaggio. Beh, sì, sai, mi sento sempre un po' stanca a pezzi. Vorrei dormire tutto il giorno. Anche per te era così. Dovrei bere un cappuccino, ma non penso mi farebbe bene. No, no, evita i cappuccini. Esatto. Meglio il letto, non i cappuccini, tesoro. Mi raccomando, eh. Già ho iniziato a informarmi. No, tesoro, ti prego, ora non iniziamo con i discorsi da lama. Io sono un medico. Non è che dobbiamo sempre solo immaginare i giorni di pioggia qui, eh. Ok? E non ditemi che non posso fare attività fisica. Perché sarebbe una lamata. Va bene, sì, tesoro. Abbiamo capito. Ovviamente, ragazzi, lei è un medico. Quindi è molto, molto informata. Eh, beh, ovviamente, no? Quindi, insomma, sta dicendo ora: non, non iniziate a rompere le pere, che devo stare lì. Perché sono incinta, come dicono molte donne: Sono incinta, non sono invalida. Ecco, insomma. Quindi, vai, tesoro, vai a osservare. E la nostra è qui col plumbob girato, ragazzi. Anzi, da promozione, sì, vabbè tesoro. Tanto cambierai lavoro quando tornerai, perché sì, è arrivato il momento, ragazzi. Eh, la nostra sì, è felice per sua sorella, ragazzi, perché ovviamente è felice, però d'altra parte no, è un pochino le pesa, ecco, diciamo, essere sola. Pur sapendo, ricordo sempre che è una sua scelta, ovviamente. Quindi ragazzi abbiamo Sherry col plumbob girato. Ecco a quanto pare con qualcosa anche di schifoso nell'inventario ragazzi. Eh? Una schifezza proprio... C'è un secchio qui, vi prego ditemi di sì. No, oh, ecco qua. Mamma mia ragazzi, viva la sordità. E a parte avere il plumbob girato E la tomba del padre in tasca ragazzi Voglio dire mi pare una cosa normale La nostra eh, Soffre ecco di questa mancanza La sorella è incinta Quindi io ragazzi che devo dirvi Non sarà proprio facile eh? Vai andate un po' a A riprendervi Balla Vieni qui, caro, perché come minimo balli con tua moglie, eh. Questo è vero, è il raduno della terza età, ragazzi. Guardate, solo chiome grigie. Vuoi ballare con... Uh... Mamma mia, ragazzi, piove in continuazione. Balla con Rebecca, dai. Molli, signora, la prego. Capisco che è un bel giovane, però... Lui è molto unito, ragazzi, a Sherry. E quindi, con una che ha il plumbob girato e un'altra incinta, ragazzi... Come andremo noi a esplorare la giungla? Io ho forti dubbi. Su come faranno questi a esplorare la giungla, però... Ovviamente il ballo è un omaggio... Al caro Dylan, ragazzi. Come non rendergli omaggio? Ricordo che sia a Sherry che il caro Mirko sono due ballerini proprio provetti. La musica è nel sangue di questa famiglia, ragazzi, è nel sangue. A questo punto però direi che mentre loro sono qui, uh, insomma, a ballare, noi ci rivediamo il giorno dopo, perché ragazzi, almeno iniziamo ad addentrarci nella giungla. Ok, ragazzi, siamo arrivati nella giungla, diciamo e la nostra sta dando la lieta novella alle sue cugine questo è il loro outfit ragazzi cioè Sherry è splendida ma non potevo immaginare nient'altro per lei vi dico la verità guardatela che carina Questa, eh, questo è il look della nostra Rebecca che il marito ha provato a dire ma tesoro ora sei incinta non, non sarebbe meglio se rimanessi a casa insomma e lei è casa e quindi vabbè e questo è il nostro Mirko, ragazzi, eccolo qua, molto indiana Jones. Quindi sì, uh, Rebecca non ne ha voluto proprio sapere di, di rimanere a casa, ragazzi. Noi ci abbiamo provato, uh, poi chiedi di fare romanzia. come fare romanzia con tua cugina? Fai romanzia, tesoro. Vediamo un po', tu hai un macete, caro? No, quindi direi che tua moglie può donarti il macete. Almeno tesoro evita di fare sforzi magari eccessivi e potremmo iniziare, ragazzi, ad aprirci un varco. Mentre la nostra è insomma, no, legge la lista dei preparativi e si informa. E come potete vedere, c'è sempre quella telefonata che lei vorrebbe fare, ragazzi, quel numero che lei sta lì, osserva, no è tentatissima di comporre lo compone anche però poi attacca ragazzi non, non riesce però magari potrebbe inviare un sms nel quale gli scrive guarda ho visto la tua chiamata ma siamo partiti quindi non siamo a Windenburg che il clima più o meno è quello, ragazzi. Eh, perché, pure a Windenburg piove sempre. Però, vabbè. Sono d'accordo. È una giornata splendida. Non ha capito una, una mazza. Va bene, mi fa piacere. Uh, dunque, Mirko si sta aprendo un barco nel fitto della giungla quando si imbatte in un archeologo in difficoltà per aver fatto cadere la propria borsa nelle sabbie mobili. Mirko deve fermarsi ad aiutarla. Uh, la abilità di pesca non ce l'hai, quindi continua a camminare. Oddio, no, vabbè. Lui ci prova, ragazzi, dai. Ecco, bene, perfetto. <ride> bene, ok, hai fatto il danno. Era meglio. Se continuavi a camminare, tesoro, lasciatelo dire. Attraversa con forza. L'altra che è, si rifiuta? Vabbè. Come va, tesoro? Vabbè, non è colpa tua. Dai, ci hai provato. Vediamo il lato positivo della cosa. Quindi, cara, visto che non devi affaticarti troppo... Uh, dai, raccogli gli avocado, e quindi, sì, ragazzi, è ufficiale l'avventura nella giungla dei nostri adorati Redfield. Sta. Oh, lo spirito di Jill sta svanendo, eh, lo so, tesoro. È ufficialmente iniziata. Temo secondo voi tantissimo. Però, come dire, ragazzi, anche giusto così. Vieni qua, cara. E Apriti tu un varco con il macete, perché secondo me. No, mentre invece fai fichi fichi con Rebecca perché ragazzi l'ormone si sa com'è, la nostra è incinta. Quindi, sto fichi fichi sta lì da un po'. Cara, stai attraversando quando vuoi. Eh? Insomma, noi siamo qui, e quindi ragazzi, io direi che con l'inizio diciamo di questa avventura. Nella giungla noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Io mi auguro davvero non schiatterà nessuno, ragazzi, perché sono veramente in ansia. Cioè, mh, solo all'idea mi sento male, vi dico la verità, perché poi la giungla, insomma, mh, è un posticino parecchio ostile, diciamocelo. Quindi temo fortemente, vi dico la verità. Però, come dire, sono venuti qui per rendere omaggio al caro Dylan. Guardate la pancina che ora si vede, ragazzi, un po'. E quindi mi sembra giusto, è eh, che lì, evviva la nausea, mi sembra giusto rendergli omaggio, insomma, fino in fondo, ragazzi, tentare, perché almeno al tempio, ragazzi, sicuramente Dylan, insomma, sarebbe voluto arrivare, ecco, mettiamola in questo modo, lasciamo Olè, lasciamo l'intimità. E quindi, ragazzi, con i nostri Redfield nella giungla, noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Io mi auguro veramente, non vada a finire male, eh, che la lì... Una forma fisica più sviluppata garantisce risultati migliori. Proviamo a spaventare le api, ragazzi, perché. Ecco. Uh, fugge ma inciampa in un tronco. Bene, perfetto. Tesoro è stato bello. Ma, come dire, sì, questa è la faccia. Eh, che dobbiamo fare, ragazzi? Uh, fatemi sapere cosa ne pensate. Come andrà questo viaggio secondo voi ragazzi? Perché io la vedo veramente male, sono onesta, ma male, ma di un male ragazzi che non vi dico. Sono parecchio in ansia, però vabbè, eh, ci sta. Per la giungla ragazzi e per rendere omaggio a Dylan questo ed altro. Quindi, se l'episodio vi è piaciuto ragazzi, vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, le playlist, i link ai canali dei miei amici youtuber, quindi andate ragazzi, iscrivetevi perché ne vale veramente, ma veramente la pena. Sono simpatici, talentuosi, ragazzi, insomma, veramente ragazzi, andate ed iscrivetevi assolutamente. Campanelline sempre attive. Perché solo in questo modo io ve lo ricordo, ragazzi, che solo in questo modo vi arriverà una notifica quando qualcuno di noi pubblicherà un video nel proprio canale. Quindi mi raccomando, mi raccomando, sempre attive queste campanelline. Eh? Ormai ve lo dico sempre, ma conto su di voi! Ecco. Uh, tesoro, guarda. Che bello! Dai, raccogli. Aspetta, dopo che hai fatto qua raccogli i prodotti della terra ecco bene quindi ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio come sempre un fantastico inizio settimana vi abbraccio forte sul sul simmers che bello <ride> e non